Provo oh, aggiornamento per quanto riguarda l'Australian 200, la SX200. Allora, qui abbiamo chiaramente, non essendo un, uno strumento all'interno del forecast, abbiamo eh, l'istoria un anno che ho prelevato dall'ultimo movimento che ha fatto. E c'è qualcosa di interessante ancora da vedere per quanto riguarda questo, questo strumento. Allora. Se andiamo a vedere i movimenti eh, che ha fatto lo scorso anno, confrontandoli con i prezzi di adesso, come vedete qua c'è cioè questo movimento, questo massimo, minimo, quest'altro movimento, questo, quindi questo massimo, minimo, questo movimento qua. Eh, successivamente... Eh, sarebbe dovuta ecco, partire un bel rialzo verso fine 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 giugno, comunque, la tendenza che hanno i prezzi in questo, questo periodo è proprio quella che in questo periodo dovrebbero, ecco, ripartire. Eh, quindi eh, per adesso il livello di 5.007, insomma, questo, eh, intorno a questo, 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 mu, questo livello, insomma, si è, si è creato un muro e ha sempre respinto molto bene i prezzi, facendoli, facendoli ripartire. Quindi, se io vedo, ecco, la, la, qua la tendenza, come vedete, è poi un, di, di, di un rialzo, ecco, quindi molto probabilmente... Eh, chiaramente non può essere proprio lo stesso giorno al minuto spaccato, quindi io quello che vedo è che questa tendenza per adesso è stata rispettata e a mio avviso, potrebbe, eh, stagionalmente, i prezzi eh, i prezzi riprendere. Allora, eh, però bisogna stare un po' attenti. Se andiamo, andiamo a vedere un grafico. Eh, giornaliero qua vedo una sorta di come un, un tesse spalla qua eh, oh. diciamo la, la prima qua la prima spalla la testa e l'altra spalla quindi ecco qualcosa del genere Allora, eh, come vediamo, il 5800, insomma, questo livello qua, 5811, 5810, è un livello molto, molto importante. Io aspetterei che violasse ecco, questo, questo livello. Guardate questo livello: eh, quanto è importante andandolo a segnare. eccolo qua andando a segnare guardate eh, qua la i prezzi come come lo hanno lo, 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 lo sentono ecco eh, questo 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 livello eh, questa questa porzione quindi eh, quello che, che Posso ecco, pensare, aspettare che arrivi su questo livello, comunque ho ecco, cioè, meno di 100 punti, e se, se, se viene rotto, a mio avviso molto probabilmente si, avranno, si avrà un, un trend crescente come quello che, che, che vediamo, simile a quello che vediamo, con un massimo che può essere fatto ai primi di agosto fino a un massimo. Eh, quindi io direi la mia tendenza, la tendenza per me è rialzista, eh, però per, per chi ancora non fosse dentro, io direi insomma, di, di aspettare ulteriori conferme di questa, di questa forza. Ecco. Questo è quello che mi sento di dire per quanto riguarda l'Australia la, 200: <coughs> la tendenza sarà rialzista, come anche per, per insomma. Eh, per gli indici insomma eh, la, vediamo che la tendenza in eh, questa eh, porzione temporale insomma, eh, positiva insomma è rialzista eh, mediamente è rialzista quindi a mio avviso anche qui però ecco perché chi ancora non fosse dentro io direi di, di avere ulteriori conferme bene questo è l'aggiornamento per quanto riguarda l'Australia la, 200 Alessandra Poppini, investire.biz